Noi abbiamo assistito con attenzione a quelle che sono state le parole del Presidente del Consiglio e quelle che saranno quello che verrà trattato in questi giorni, in queste ore a Berlino. Avremmo voluto sentire, Presidente, anche qualcosa in merito a quello che vi direte domani e dopodomani invece a Bruxelles, perché sappiamo che l'argomento all'ordine del giorno non è solamente il referendum, non è solamente la Brexit, sappiamo che si parlerà di immigrazione, sappiamo che si parlerà anche di politiche economiche e di conseguenza magari rimandiamo a un prossimo incontro quello che vi siete detti. Però ahimè il tempo, Presidente, tiranno. Abbiamo sentito dalle parole del Presidente del Consiglio le parole popolo che ha votato, sovranità, rispetto di quello che è il voto popolare. Il problema è che si rispetta il voto popolare inglese, ma ahimè non si permette agli italiani di poter decidere come gli inglesi e di poter dare delle indicazioni sul fatto se si vuole rimanere o no in questa Europa e soprattutto sul fatto se si vuole rimanere o no in questo laccio pazzesco che è l'euro. Quindi ben venga il voto degli altri, ma il nostro voto, il voto dei nostri concittadini, non viene neanche preso in considerazione come se fossimo in una monarchia. Anche perché, Presidente, la società che fa da Eurobarometro, che è quella che analizza il polso dei cittadini europei, ci dice molto chiaramente nell'ultimo sondaggio che solamente il 49% degli italiani è a favore dell'euro e di conseguenza siamo la nazione europea con l'indice più basso. Di conseguenza ci sarebbe piaciuto capire insieme che cosa pensano i nostri concittadini. Voi oggi andate a parlare Francia, Italia e Germania, andate a parlare e andate a fare un'analisi. Però mettetevi d'accordo, Presidente, perché già le dichiarazioni dei suoi colleghi mi lasciano perplesso. Il signor Hollande, suo collega, dice Francia e Germania assumeranno tutte le iniziative. Di lei non se ne parla. Ieri sera il telegiornale della televisione tedesca, il Tagesschau, senatore Crosio, ho detto giusto, ci diceva sul primo canale della televisione tedesca che la sua fretta e la sua voglia di partecipare ironizzavano o ipotizzavano il fatto che le servisse per far fronte a quelle che erano le problematiche sul fronte interno e quindi il fatto di farsi grande in Europa le servisse per risolvere quelli che sono i problemi sul fronte interno. Quindi i suoi interlocutori, non noi, non Farage o non la signora Le Pen, i suoi interlocutori già mettono in dubbio la autorevolezza della sua presenza in Europa. Ahimè, se le premesse sono queste, vediamo che cosa succederà. Però si tratterà, nei prossimi giorni, tratterete anche il problema dell'immigrazione, che è uno dei problemi, il problema dell'immigrazione, che ha fatto sì che il fronte del Leave fosse forte in Europa, perché l'Italia non è considerata e l'Europa non è considerata dai cittadini inglesi un interlocutore per quanto riguarda la lotta all'immigrazione. E quindi ricordiamo, Presidente, Frontex, Mare Sicuro, Eur4Med, tutte iniziative europee della sua Europa, della vostra Europa, che hanno solamente lo scopo di fare da raccoglitore e traghetto di migranti. Quindi cosa sono servite, Presidente, queste missioni? A nulla. Queste missioni non sono servite a nulla e servono solamente ai cittadini europei per essere sempre più consapevoli che anche sul tema dell'immigrazione l'Europa non stia facendo nulla. Perché? Perché l'Europol ci dichiara nel 2015 i trafficanti di esseri umani hanno guadagnato, grazie a questo traffico, tra i 5 e 6 miliardi di euro. E di conseguenza che cosa sta facendo l'Europa? Cosa sta facendo l'Italia? Non sta facendo nulla. E l'Italia prima su tutti, quindi le chiedo di andare là con maggior forza. Non sta facendo deterrenza, perché nei paesi africani la nostra marina militare viene vista un po' come il traghetto. Miliardi e miliardi di euro di navi della marina militare, ministro Pinotti, che vengono utilizzate un po' come la MSC o la Costa Crociere. Utilizziamole per fare
per fare da traghetti. Non abbiamo credibilità militare, anche in questo caso, a livello mondiale. Spendiamo 1,27 miliardi di euro in missioni all'estero. Mandiamo i nostri bersaglieri in Iraq e in Afghanistan, ma non si sa a fare che cosa. Il tutto per far che cosa? Per cercare di respingere l'invasione? E come facciamo? Noi facciamo una proposta, l'abbiamo fatta con i respingimenti assistiti, sotto l'egida dell'ONU, perché anche qua è vero che esiste, è vero che esiste un'Europa, è vero che esiste l'Europa, Presidente, ma poi l'ONU è quello che ci dovrebbe dare una mano. Il problema è che è quello stesso ONU che sostiene il governo libico, un governo libico che dice che mai e poi mai si riprenderanno indietro gli immigrati. Vado veloce perché manca poco, Presidente, e quindi le chiediamo una cosa, signor Presidente del Consiglio, le chiediamo di parlare di lavoro, di parlare di problematiche, tutto quello, tutte le problematiche che affliggono i cittadini europei, ma soprattutto i cittadini italiani. Le chiediamo anche, visto e considerato che qualche giorno fa lei è stato a San Pietroburgo e ha parlato con il Presidente Putin, di andare in Europa e di non far sì che la Russia sia l'unico problema della sicurezza a livello internazionale, perché è quello che sta dicendo in questo momento la NATO. Noi chiediamo che le sanzioni alla Russia vengano tolte, chiediamo che le nostre aziende possano ricominciare a lavorare con la Russia, chiediamo che con quello Stato si possa diventare degli interlocutori. L'Europa forse è casa sua e di quella parte degli italiani che la reputa in Europa. Per me questa Europa non è casa mia. Io non sono uno dei giovani che ha fatto l'Erasmus, ma sono uno di quei giovani che negli anni 90 faceva l'Interrail. E quindi l'Europa la conosce bene. Dopo 10 Interrail posso dirle che questa Europa non mi piace. Preferivo l'Europa delle nazioni e l'Europa dei popoli, anziché questa Europa che è l'Europa delle sue amiche banche e dei suoi amici poteri forti. Grazie.